Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i sintomi dell'irritazione della pelle. L'irritazione della pelle è una condizione comune che può manifestarsi con diversi sintomi a seconda della causa sottostante e della gravità del problema. I sintomi più comuni dell'irritazione della pelle includono prurito, prurito. Il prurito è uno dei sintomi più comuni dell'irritazione della pelle. È una sensazione di fastidio che porta a grattarsi la pelle. Il prurito può variare da lieve a intenso. Eritema. L'eritema si verifica quando la pelle diventa rossa o arrossata. Questo può essere causato da dilatazione dei vasi sanguigni o da infiammazione nella zona irritata. Bruciore. Il bruciore è una sensazione di calore o bruciore sulla pelle. Può variare da lieve a molto fastidioso. Gonfiore. L'irritazione della pelle può causare gonfiore in alcune zone, rendendo la pelle tesa e rigonfia. Secchezza. La pelle irritata può diventare secca e screpolata, causando ulteriori disagi. Sviluppo di rash. Un rash cutaneo è una reazione cutanea visibile, che può apparire come chiazze rosse, bolle, vesciche o protuberanze. I rash cutanei possono variare in dimensioni e forma. Pelle screpolata o desquamata. In alcuni casi, la pelle irritata può desquamarsi o screpolarsi, causando la perdita di piccole scaglie di pelle. Dolore. In casi di irritazione cutanea più grave o infiammazione, la pelle può essere dolorosa o sensibile al tatto. Eruzioni cutanee pruriginose o irritate. La pelle irritata può presentare eruzioni cutanee pruriginose o irritate, che possono diffondersi o concentrarsi in aree specifiche del corpo. Pelle calda al tatto. L'irritazione cutanea può causare un aumento della temperatura locale della pelle nella zona interessata. È importante notare che l'irritazione della pelle può essere causata da una varietà di fattori, tra cui allergie, irritazioni chimiche, infezioni cutanee, condizioni dermatologiche come dermatite atopica o psoriasi, esposizione al sole, contatto con piante velenose, e molti altri. La gestione dell'irritazione della pelle dipenderà dalla sua causa sottostante. Se l'irritazione cutanea è grave, persistente o accompagnata da altri sintomi preoccupanti, è consigliabile consultare un medico o un dermatologo per una diagnosi e un trattamento appropriati. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.